L'arte della poesia, Campobasso, la seconda edizione del concorso letterario dedicato al poeta molisano scomparso prematuramente, Dominique Ferrante. A seguire l'evento per noi c'era Marco Scoteroni. Il canto delle rane giù nel canale, parla sia tempo, strana furia. La lettura è veloce, risente dell'emozione. La voce appartiene al suo giovanissimo autore, Marco Petruccelli, della Scuola Media di Larino. È lui, con Euforia, il vincitore della seconda edizione del concorso di poesia Dominique Ferrante, intitolato al giovane poeta campobassano, prematuramente scomparso. È rivolto a tutti gli studenti delle scuole medie della provincia di Campobasso. Nella sala consiliare di Palazzo San Giorgio, la presenza della sorella, la cerimonia di premiazione del concorso, ideato e coordinato da Anna Minicucci, è promosso dall'assessore alla cultura del comune, Emma De Capua. La poesia viene studiata forse in modo anche troppo accademico, però poi si perde la voglia di poesia, che poi in realtà è in tutti noi e dobbiamo cercare solo di tirarla fuori, perché è in tutto quello che abbiamo intorno. Quindi è proprio uno stimolo che vogliamo far lasciare ai ragazzi, in modo tale che abbiano anche delle riflessioni su di loro, sul mondo circostante. Partecipate alle motivazioni dei premi letti dai docenti della commissione Spallone ed Antonilli. Al secondo posto si è classificato Antonio Mentore, sempre della Scuola Media di Larino. Al terzo, la classe terza della Scuola Media di Petrella Tifernina. Menzione d'onore a Francesca Baviota, anche lei della media larinese con Note di me. Mentre menzione di merito a Balde Alfamaur, della CPIA di Campobasso, con la poesia O l'Italia. O l'Italia che mi ha dato una nuova vita. O voi che siete persone accoglienti, cordiali. Nel corso della premiazione, le letture delle poesie a cura di Marco Caldoro, accompagnate da musica e voce di Luigi Farinaccio, che ha cantato anche poesie di Dominique Ferrante, che ha trascorso infanzia ed adolescenza in Molise ed è scomparso nel 2005 nel mare di Fiumicino nel tentativo di salvare un'altra vita.